Buonasera ragazzi, buonasera. Sono di nuovo qui a fare un altro video tutorial. Ieri abbiamo fatto quella su Ruby, oggi facciamo quello lì su RGT Wahoo. RGT Wahoo è sempre una piattaforma per Ruby, un po' più complessa di Ruby e a me piace di più, ma quella lì è una cosa soggettiva perché chi piace il video reale preferisce Ruby, a me che piace il 3D preferisco RGT. Cercherò di fare anche stasera un tutorial veloce per non annoiare, anche se sarà difficile perché RGT, come dicevo, è un po' più complesso di Ruby, ma cercheremo di fare il possibile. Allora, RGT, tra virgolette, è una piattaforma gratuita. Non mi fraintendete, io gratuito intendo per gli eventi. Perché la versione gratuita di RGT è un po' più leggera della versione completa, quella lì a pagamento. Andiamo a vederla. Allora, come per Ruby, anche RGT, quando fate la registrazione, vi crea una vostra pagina personale, una pagina web personale, che loro chiamano Tollbox, dove potete fare varie cose. RGT come prezzi costa, mi sembra, 15 euro di più, 15 o 17 euro al mese. E questo è in dollari, con il cambio viene un po' più di 15 euro. Però c'è la versione free, come dicevo, si chiama Lite, che praticamente vi dà l'opportunità di partecipare agli eventi, che poi, diciamo la verità, che è la cosa che interessa di più a noi malati di ruoli interattivi e di piattaforme. Per adesso è ancora gratuito partecipare agli eventi. Quando fate la registrazione vi crea una Tollbox, una vostra pagina web dove potete fare varie cose, potete andare a vedere i prossimi eventi. Allora, ieri non ho spiegato, quando io dico eventi, dico pedalate di gruppo, group ride e race, gare. Per intenderci, le group rider sono delle cicloturistiche, non agonistiche. Delle race sono delle gare agonistiche con classifica, come quando mettete il numero. E questo è il calendario. Allora, c'è da dire un'altra cosa che ho dimenticato di ieri per quanto riguarda le presenze negli eventi. Nessuna delle piattaforme, sia Ruby che RGT che Bcool, può competere con Swift. Zwift è, diciamo, che è il re delle piattaforme perché è la prima nata, è quella che ha più iscritti. Figuratevi che 2 anni fa Zwift è stata acquisita da una ditta straniera che non mi ricordo il nome, KKR, che ha acquisito il 51% di Zwift per 450 milioni di dollari. Adesso Zwift è un'azienda che è stimata per un valore di 1 miliardo, fattura circa 50 milioni all'anno, ha circa 4 milioni di abbonati. Sono numeri da capogiro. Quelle altre tre piattaforme, Ruby, RGT, Bcool, non si avvicinano neanche a quei numeri. Allora, non avendo quel numero di iscritti, non riescono a fare i partenti che ha Zwift sulle loro partenze. Zwift si può permettere di fare tantissime gare, perciò quando voi andate su Zwift, la comodità di Zwift qual è? Che qualsiasi ora andate a cercare un evento, voi trovate qualcosa che vi piace, qualcosa dove c'è presenze. Invece sulle altre piattaforme, su tutte quante le altre piattaforme, dovete un po' guardare gli eventi un po' prima e organizzarvi. Quella è la differenza. Zwift, a qualsiasi ora andate, siete sicuri di trovare qualcosa. Su RGT bisogna un po' organizzarsi, per esempio oggi, queste sono il calendario di oggi. Io so che alle 19:30 c'è una gara importante, questa qua. Ci sono già 150 iscritti. Noi l'apriamo, ci fa vedere tutte le caratteristiche della gara, ci fa vedere tutti gli iscritti. Vediamo se c'è Salvo. No, Salvo non c'è. Ah, c'è Stefano Pezzato. È quello che è la differenza. Purtroppo Zwift è una potenza. Zwift è una potenza perché, come grafica, questo qui è superiore a Zwift come bellezza grafica, almeno pedalando sui suoi 13 percorsi ufficiali. Poi ci sono le Magic Road, ma questo è un discorso che facciamo dopo. Questi sono, vi fa vedere gli eventi della vostra Tollbox.
lo vedete anche dalla piattaforma gli eventi. Poi vi permette di creare un evento se siete abbonati. Questo è riservato solo agli abbonati a pagamento. Gli iscritti free, quelli che non pagano niente, questo non lo possono fare. Potete creare una race, potete creare una pedalata di gruppo, potete crearla sui 13 percorsi ufficiali della piattaforma, se no sulle Magic Road. Le Magic Road vediamo sempre dopo cosa sono. Cerco di velocizzare, ragazzi. Per creare gli eventi ci sarebbe da parlare un bel po', ma io ho fatto un altro tutorial. Poi i vostri eventi, quelli lì che siete iscritti, quello che avete pedalato. Per esempio, io l'altra volta ho pedalato questa, vado a vedere i risultati. Risultati, mi fa vedere la classifica con i wattaggi, con il peso, l'altezza dei vari componenti. L'altra volta ha vinto COPS, il campione del mondo su strada a cronometro. Vedete, io vado a vedermi la mia classifica e sono arrivato 51esimo. Ecco qui, ero tutte le statistiche. Ok, ragazzi. Cerco di velocizzare, però c'è tanta carne al fuoco su RGT, c'è tanta carne al fuoco. Va bene, questa qui era la tool box dove potete anche gestire il vostro abbonamento, il vostro account, dove mettete, vabbè, questo è meglio che non lo faccio vedere perché c'è la mia email, il vostro account dove dovete mettere nome, il nome da usare nel vostro avatar. Il manager del vostro abbonamento, come gestire il vostro abbonamento, se volete cancellarlo, se volete rinnovarlo. Ok, questa qui è fatto. Poi dire no, niente, la toolbox l'abbiamo completata. Sì, sarebbe da approfondire come organizzare gli eventi, però se entro in quella cosa lì, se ne va per le lunghe, ragazzi. Creare gli eventi lo spiegherò un'altra volta. Allora, abbiamo detto che RGT è gratuito per gli eventi, per partecipare alle race o alle pedalate di gruppo. Piattaforma, adesso la lanciamo, ha solo 13 percorsi ufficiali, solo. C'è tanta gente che dice, ah, wow, RGT c'ha pochi percorsi, perché Zwift ne ha molti di più, quando c'è Watopia, Francia, non è che ne ha molti di più. Poi su quei 13 percorsi ruotano tutti gli eventi, e poi ci sono le Magic Road. Le Magic Road, lo dico subito così, anche lì nelle Magic Road c'è un mondo da aprire, perché bisognerebbe spiegare come creare le Magic Road. Le Magic Road sono dei percorsi creati dagli utenti, sono dei percorsi creati dagli utenti tramite il file GPX. Allora, voi quando io vi dico file GPX so già cosa pensate. Pensate, adesso vado a scaricare il file GPX da Strava, quello che ho fatto io, e mi creo il percorso da RGT. Purtroppo non è così facile, perché per venire un percorso idoneo il file GPX deve essere pulito, deve essere lavorato, perché i file scaricati da Strava sono file difettosi. E anche lì ci sarebbe da fare un altro tutorial come rendere i file GPX puliti da poter creare le Magic Road. Però se sto a fare il tutorial di come creare le Magic Road adesso, andiamo per 2 ore, ragazzi. Comunque le Magic Road sono dei percorsi creati dagli utenti e che potete pedalare su RGT. Logicamente quei percorsi non sono belli come i percorsi ufficiali di RGT, che poi sono questi, andate in Just Rider, che sarebbe pedalata a zonzo, e questi sono i 13 percorsi, tutti molto belli. Pienza c'è stasera in quella gara, che è stupenda. Il più bello di tutti per me è lo Stelvio, il passo dello Stelvio, fatto bene. E vedete che ogni percorso ha questa sigla, WAUX, vuol dire che questa qui è riservata all'abbonamento. Se voi volete pedalare a zonzo su questo percorso non le potete fare. RGT per gli utenti che non pagano, per gli utenti che vanno a scrocco come tante, lascia solo un percorso. Una volta erano due, adesso ogni mese lo cambia il percorso però. Per esempio adesso c'è free, solo sto percorso qua. Ok. Just Ride, stare come dicevo prima, è pedalata a zonzo. Poi il vostro account, vabbè, quello di prima, che entrate nel vostro account, dovete mettere FTP e peso, e poi vi fa vedere tutte le pedalate che avete fatto. Poi equipaggiamento, non sto lì a spiegarvelo, ragazzi, è molto semplice, lì è per cambiare la divisa, per cambiare la bicicletta, tagliamo, tagliamo, questa qui se ne...
È molto elementare cambiare bicicletta, divisa, aspetto, se siete uomo, donna. Allora, se siete uomo o donna, come si cambiava? Non me lo ricordo più. Cambia avatar, e qui vi fa vedere se siete uomo o donna. Qui potete cambiare se donna o uomo, vedete. Adesso io parto da donna stasera. Allora, poi, allora, vabbè, sensor, ragazzi, per accoppiare i rulli, come mai non sono accoppiati i miei? Come mai non sono accoppiati i miei? Ah, perché dopo un po' il mio rullo si spegne, adesso dovrebbe accoppiarlo. Se avete rulli smart non interattivi, oppure i vecchi smart, dovete tarare i sensori. Allora, change user non ve lo dico, extra top, qui siamo a posto, qui abbiamo già fatto. Qua pubblicizza il nuovo percorso, da pochi giorni RGT ha inserito questo nuovo percorso. Poi gli eventi l'abbiamo visto prima, non è altro che il calendario degli eventi. Allora, qui c'è questa Challenger in progressione, questo è un percorso sempre aperto dove potete provare i vostri tempi con gli altri. Poi c'è una Group Rider che è in progresso, le Group Rider potete entrare quando volete, invece le Race una volta che sono partite non potete più entrare. Vedete qui ce n'è una alle 19. Qui ci sono i chilometri, il dislivello, gli iscritti. Di qua vi manda la pagina, alla vostra toolbox, alla vostra pagina web per creare gli eventi. Se io schiaccio mi fa aprire quella pagina che abbiamo visto prima e mi fa creare gli eventi, una group ride. Però questa è riservata solo agli abbonati. Come dicevo, per partecipare agli eventi è ancora in modo gratuito, non so per quanto. Perché RGT è stata acquisita da poco da Wahoo. Wahoo è quel produttore di rulli. Perché fino a pochi mesi fa RGT costava 8 euro al mese per fare concorrenza sempre a Zwift, quel discorso, perché Zwift ha tanti abbonati, mettere lo stesso prezzo di Zwift non era concorrenziale. E in quei mesi lì, finché era stato 8 euro, RGT cresceva in modo esponenziale. Poi con l'ingresso di Wahoo hanno portato il costo dell'abbonamento al prezzo di Zwift e secondo me hanno fatto un grande errore perché non puoi competere con Zwift allo stesso prezzo e alla gente piace perché ci sono tanti partenti ad ogni gara. Comunque RGT sta crescendo e vediamo. Però non è ai livelli di Zwift. Vedete, qui c'è una gara alle 19. Una alle 19:30, però vedete 7 partenti, 7 partenti, 22 partenti, 15 partenti. Tranne queste gare speciali, queste gare famose dove ci sono 155 partenti, stasera arriveremo a 200. Questi sono gli eventi. Poi qui ci sono i workout. Vabbè, i workout, ragazzi, non vi sto a spiegare, sono delle tabelle che uno può fare per allenarsi. Allora, andiamo a vedere la piattaforma come funziona. Allora, come dicevo prima, secondo me, come grafica, questa piattaforma è la più bella di tutte. È la più bella di tutte come grafica 3D. Andiamo a vedere magari il nuovo percorso. Poi magari ci aggreghiamo a quella corsa delle 19:30 dove sono 200 partenti, ma c'è ancora tempo. Vedete che lui sta caricando il percorso, ci mette un po' di tempo, poi dipende dalla vostra linea internet. Ah, un'altra cosa, anche RGT ha mi sono dimenticato di cambiare, Adesso. sono rimasto donna, vabbè. Anche RGT c'è stata una breve interferenza. Allora, così si presenta la piattaforma. Vedete che spettacolo. Allora, vi dicevo che anche RGT come Zwift ha una sua app. Per chi conosce Zwift Companion, è un'app da telefono che funge da telecomando. Anche RGT ha una sua app che funge da telecomando, si chiama RGT Remote, che noi possiamo dare i comandi dal telefonino senza usare la tastiera del mouse. E qua vi fa cambiare le visuali. Ci
Ci sono le classiche 5 visuali. Vedete che spettacolo di grafica adesso, che arriverà in dei punti più suggestivi. Il qua vi fa cambiare direzione, se lo tenete premuto vi fa tornare indietro. Poi con questa funzione, che potrei farlo anche da telecomando, potrei farlo anche da telecomando. Per esempio voglio salutare dal telecomando. Saluto, ciao. Voglio cambiare visuale. Questo è quello che vede l'avatar, le classiche visuali che ci sono su tutte le piattaforme, dall'alto. Però adesso sono in salita, porca miseria. Poi qui a sinistra in alto i classici dati che ci lascia la piattaforma, i watt, la cadenza, i kilowatt. Poi qui sotto ci compare la scia quando siamo a ruota. Oh, 10%, l'immortacci! Cambiamo visuale perché non capisco molto. Siamo entrati in un cortile. È uno spettacolo, RGT. Però che bella madamin che sono, eh? Allora, dicevo, la scia vi compare sotto questi dati, c'è una scia verde. Poi qua ci sono tutti quelli che stanno pedalando, quelli davanti a voi, con i classici dati, distanza da quello davanti, distanza da quello dietro. Quella voce che sentite adesso è la radio. È un'opzione che da poco hanno incorporato, ma io devo beccare proprio il 10% adesso e non dura poco. Lo vediamo da sotto, la zona rossa, qui c'è la classica disegno, classico disegno, la zona rossa la salita, la zona verde la pianura, la zona azzurra è la discesa. Lo vediamo anche in alto a destra, dove arriva lo scollinamento, con la distanza che abbiamo percorso, la distanza rimanente, il dislivello che abbiamo fatto. Ok, questo è un nuovo percorso che non ho mai fatto, mi fa passare in mezzo ai boschi. Poi, cosa possiamo dire? Poi le nuove funzioni, una radio. Funziona come un walkie-talkie, se voi schiacciate qui parlate. Se vogliamo andare, questo qui è il tasto per salutare, forse l'avevo detto prima, questo per guardarsi indietro, ci sono due che mi hanno preso la ruota. Questa è la chat, che è sempre meglio fare dal telecomando, dal remoto di RGT, che potete chattare. Potete vedere gli avversari che avete, gli altri che sono sul percorso, che sono iscritti. E poi c'è questa nuova funzione, voce. Questo sarebbe la radio. Voi la potete anche zittire. E qui alzate il volume, abbassate. Qui per aprire il microfono senza schiacciare. E qua potete creare un vostro canale. Per esempio, voglio mettere Team ADR. Lo proviamo in linea. Una volta che avete creato il canale Team ADR, cliccate sopra e gli altri utenti si possono aggiungere. Ok? Sugli altri canali, su questo canale che si chiama Do Non, ci sono 32 ride. Allora, sul canale ufficiale del percorso ci sono 43 ride. Noi li possiamo zittire qui vogliamo e possiamo lasciare aperto chi vogliamo. Quando create il vostro canale, cliccate sopra, vedete che ci sono solo io. Se ci fossero altri, qui compare Team ADR. E schiacciando io parlo solo con quelli lì compresi in questo canale che ho creato. Perciò se magari il team ADR vuole crearsi il suo canale, lo può fare e si parlano solo fra di loro. Ok, ragazzi, e la radio l'abbiamo spiegata.
Va bene, questa qui era la radio. Passiamo al teletrasporto. Allora, cos'è il teletrasporto? Il teletrasporto si può effettuare o nelle pedalate libere come questa o nelle group ride, nelle cicloturistiche. Praticamente sarebbe, io posso andare a vedere gli altri dove sono, schiacciandogli sopra, e poi mi posso trasferire vicino a lui. Vediamo. Vedete? Posso andare a vedere tutti gli altri cosa stanno facendo. Posso andare a cercare un mio amico, per esempio. Metti caso che questo Tom, voglio andare da Tom, sono su Tom, mi trasferisco da lui. Ok? Adesso ce l'abbiamo dietro. Non va proprio avanti Tom. Cerchiamone un altro. Uso il teletrasporto e mi avvicino vicino a lei. Vediamo se mi sorpassa. Ecco che è comparsa la scia. Questa è la scia, ragazzi. Mi dice quanto sto risparmiando in watt. Ammazza, questa è una bot. E come va sta bot? Vediamo che ore sono. 19:11, ancora presto. Quando vogliamo uscire, schiacciamo menu. Vabbè, se è una race, una pedalata di gruppo, quando arrivate al traguardo, lui vi fa uscire. Se è una pedalata a zonzo come oggi. Ah, aspetta che c'è Andreatta. Andiamogli vicino, vediamo che se mi riconosce. Adesso mi saluta. Mi dice: questa deve essere la sorella di Pino. Dice: deve essere la sorella di Pino. Salutiamolo. Vediamo se ci risponde. Lo sto importunando. Lo sto importunando. Non mi risponde, è incazzato. Va bene, va bene. No, non si chiama Andreatta, Andretta. È un ragazzo che ogni tanto ha fatto le race insieme a noi del team ADR. Ragazzi, noi siamo il team ADR, ci trovate su Facebook. Team ADR Amici dei Rulli. È un gruppo che ci troviamo ogni tanto a fare delle rullate in compagnia, in videoconferenza. Chi li vuole, chi non vuole, si fa la rullata senza videoconferenza. Quando volete uscire, basta che fate Ash and Rider. Se volete salvare su Strava, dovete accoppiarvi poi RGT con Strava. Nel reparto Mi Account mettete opzione Strava e lui tutte le pedalate che fate ve le salva su Strava. Niente, abbiamo finito. Vediamo poi, partecipiamo poi a quella gara molto importante. Ma sì, facciamo che andare in griglia. Con RGT dovete organizzarvi. Non potete fare come Zwift che dice a qualsiasi ora vado qualcosa trovo. Per trovare qualcosa di bello dovete saperlo prima. Per esempio, uno sapeva che stasera qua c'era questa gara, si organizzava, si faceva trovare, un po' come andare a fare una gara. Allora, gli schiacciate sopra, schiacciate Sign Up e lui vi fa andare in griglia. Ride On, lui carica la mappa. E stasera la gara è molto dura, io la farò, magari parto forte. Parto forte per i primi chilometri e poi li lascio andare perché non ho voglia di ammazzarmi stasera. Adesso vi fa andare in griglia, vedete? Di qua vi segno il numero di corridori che sono in griglia. Allora, c'è da dire una cosa molto importante, ragazzi. Quando ci sono delle gare con molti partenti, la grafica va un po' sotto sforzo. E gli FPS si abbassano, più è basso più è facile che vi fa difetti. Allora, nelle gare che ci sono molti partenti, qui avete tre opzioni: mettere grafica bassa, grafica media e grafica top. Diciamo che la grafica top è veramente bella. Se partite con la grafica alta, ci sono molti partenti, avete una linea internet un po' deboluccia, è un computer non tanto potente, è molto facile che vi faccia degli errori grafici, come della sparizione e apparizione della strada, sparizione e apparizione degli avatar. E guardate che grafica che ha RGT, tutti particolari, guardate le biciclette, si vedono i fili, si vedono tutti particolari. Cioè, qui siamo a livello veramente massimo di grafica. Sì, Zwift è anche bello, però non è a questi livelli, ragazzi.
lo dice uno che Zwift ci ha pedalato per 5 anni. Vi dicevo, quando avete una linea un po' abbastanza deboluccia e quando avete un computer abbastanza debolucce, guardate gli FPS, ve li segna qua, dove c'è scritto grafica. Io c'ho adesso c'ho 9 di FPS. Se partirei con questa grafica qua, con questo livello di grafica alto qua, sicuramente mi fai dei difetti. Io basso a medio e gli FPS si alzano, vedete? 17 è ancora basso, perché per stare tranquilli bisogna andare sopra i 20. Allora io metto grafica minima, che è più brutta, però sono sicuro di non avere problemi in gara, vedete? Io se metto grafica minima, lui si alza sopra i 20, 26, 24, che poi non è che c'è questa grande differenza. Guardate che si vedono i peli della barba, lì con là. Adesso mi scaldo un po' perché questa qui è una gara top dove il livello è altissimo. Abbiamo il campione del mondo a cronometro su strada, Igor Kops. Ma oggi i primi chilometri si parte in salita. Lo vediamo da qua, vedete, si parte già al 4%. Però scollina subito, vedete. Poi c'è una lunga discesa, io devo cercare di stare col primo gruppo a prendere la discesa. Poi mi faccio sto pezzo qua in pianura, sfruttando la ruota, dovrei riuscire a rimanere coi big. Poi quando arriva sto pezzo in salita, praticamente il gruppo esplode, si formano tanti tronconi e io mi troverò un gruppetto alla mia portata. Aspetta che mi ha scritto Andretta, mi ha scritto in chat, ha detto: "Ciao Pino, ma sei diventata Pina?" Allora facciamo, non ci possono mettere le faccine, allora mettiamo Guerrina. Gli scrivo: "Rido poi per ingannare gli avversari." Scriviamo in chat, vedete che qui compare. Allora, forse c'è la telecamera, vediamo. Ma io ho fatto tutto il video con questa qui alta, che scemo. Vedete che qui compare la chat. Ho fatto tutto il tutorial con l'affare grosso. Non so se si è capito molto, ormai è andata, ragazzi, vediamo. 5 minuti e questi pazzi partono a tutta, ragazzi. Questi pazzi partono a tutta. Ah, mannaggia la miseria, ho fatto tutto il tutorial con la telecamera grossa, non so cosa è venuto fuori. I comandi li ho nominati. Just Rider per i percorsi, Events. Ah, vediamo poi, vedremo poi in seguito se è accettabile o non è accettabile. Allora, cambiamo visuale e mettiamoci con la visuale questa qua. Oggi corriamo Pina Ferrari. Allora, tanti di questi non conoscono il percorso, non sanno che bisogna tenere durissimo i primi 200-300 metri, poi una volta che si prende la discesa con i primi si riesce a stare col primo gruppo. Andretta ha scritto: "Va bene, io penso di fare solo un giro, volevo vedere Pienza, al momento vado in Bicool, ho fatto per 24 euro 6 mesi." Ma visto che questo è gratuito, questi eventi, uno può venire qua a farsi solo gli eventi, finché ce lo lasciano gratuito. Ma io non ci posso credere. Ho fatto tutto il tutorial con la telecamera che copriva lo schermo. Comunque, ragazzi, quei comandi che ho detto sono ritrovati tutti là. Andiamo a vedere gli avversari. Dall'applicazione RC Remote, che vi spiegavo prima, vi funge un po' da telecomando. Vi fa vedere anche tutti gli avversari che sono in griglia. Ah, c'è Salvatore. C'è anche Stefano. Igor il terribile. Kops c'è. Quello che ha vinto la prima tappa. Un minuto. Vedete qui che ci sono solo 100 metri di salita, poi inizia la lunga discesa. Se io riuscissi a prendere tra i primi la discesa, poi questi mi portano via.
fino alla prossima salita con un vantaggio enorme su quelli dietro. Questa è una race, una top race, ragazzi. Devo andare in testa e dicono, ma questa ragazza da dove è uscita? Sono 39esimo. Ventiquattresimo. Buono. Prendo la discesa da 22esimo. E stasera le ragazze tedesche qua avranno vita difficile. E come cazzo arrivo in discesa? Oh, ragazzi. Sto prendendo 55. C'è Stefano. Dodicesimo. Dodicesima. Ma non posso reggere a lungo. Sono circondato da uomini. Piense durissimo. Adesso arriva lo strappo di Monticello, Montichiello. Oh, 10%. Forse sono il primo delle ragazze. 31esimo. Mi stanno facendo andare a tutte, sono a 2 secondi in meno del mio personal, del mio PR. Ho perso le ruote. Incredibile, batto il mio personal record di 7 secondi, 7 secondi in meno. E sono 33esimo. Stefano se n'è andato. Io non so questi in discesa come cazzo vanno. Io non tiro un metro. Io non tiro un metro. Ho speso troppo. Minchia i primi, guarda dove cazzo sono. Ma come fanno? Addio, ho chiuso questo buco. Dai, chiudimelo te. Chiudi il buco, fai il gentiluomo con una madami, fai il gentiluomo e fai il gentiluomo. Niente, non fa il gentiluomo. Forse fa il gentiluomo. A volte 3 metri sembra impossibile, ma non si riescono a chiudere. Chiuso appena in tempo per la discesa. Ciao Stefano, dicono ma chi è sta Pina Ferrari? Si è fatto un buco, io non vado a chiudere sicuro, anche se sono 30esimo,
Però ci sta. L'altra volta ho fatto 50esimo con 170 partenti. Oggi 120 partenti sono 30esimo. La percentuale è quella. Oh, inizia la lunga salita di Pienza. E qui ognuno si salvi che può. Inizia la lunga salita di Pienza. È lunghissima. È meglio che cominci a pensare al gruppo dietro. Ce l'ho a 100 metri. Potrei farmi Pienza regolare. Mi faccio Pienza regolare e quelli dietro mi dovrebbero prendere sullo scollinamento. No, sono saltato, ragazzi. Sono saltato. Guarda che bello Pienza, adesso possiamo anche alzare un po' la grafica, ormai si è smaltito. C'è un gruppetto dietro a 70 metri, devo cercarmi di fare prendere, mi devo cercare di far prendere sullo scollinamento, che me si prendono prima non tengo le ruote. Dai, mi sono un po' bruciato. Mi sono un po' bruciato perché non riesco ad andare più di 250 watt. Io quando sono fresco riesco a tenere i 300 watt per un bel po' in salita. Adesso vado a 230. Mi sono cotto e cucinato. Oh, mi hanno fatto fare il PR su Montichiello. Con 7 secondi in meno, sono tantissimi 7 secondi in 300-400 metri. Qui c'è Vespa. Cerchiamo di stare attaccati a Vespa. Non ti vergogni, Vespa? Ti fai tenere le ruote da una ragazza, ma dai, è una vergogna. Ragazzi, sono la prima. Sono il primo delle ragazze, almeno credo. Devo tenere la ruota di sti tre. Dietro ce l'ho a 40 metri. Adesso parte l'intermedio. Questi si gasano e mi lasciano qua. Se perdo questa è finita. Perché vedete? No! Vabbè, ce n'è uno subito dietro. Vedete che anche in salita c'è un minimo di scia, guardate, mi sta dando 28-30 watt di scia e quello lì è importante. Lunghissima Pienza. Vespa, ti fai superare da una ragazza, dai. Adesso ho trovato un po' di ritmo. Dovrebbe mancare 1 km allo scollinamento. Guarda come gli dà fastidio che lo sorpassa una ragazza. Ha subito accelerato, ma io mi metto dietro e c'ho la scia. Vai pure. Dietro stanno recuperando, sono a 30 metri. E qua mi sa che anche su Pienza salta il mio PR. Salta il mio PR. Voglio arrivare alla benedetta discesa. 2,22 il mio PR. Siamo a 2,02, vediamo un po', non ce la faccio, 19, 21, no, non ce l'ho fatta, ma non tanto, 4 secondi di ritardo dal PR. Quando ti travesti da ragazza, gli altri sono più propensi a farti la scia, a darti una mano, capite il trucco? Salvatore, chissà se è avanti o indietro. Una ragazza della BMW. Questa, guarda che mi marca, guarda che mi marca. Mi vuole marcare. Ma non ha molla. La faccio tribulare. Quella della BMW. Le ragazze italiane sono dure.
Le ragazze italiane non mollano. Allora, vedete questa qui? Si chiama HAG e della squadra della BMW. Stanno comandando tra le donne. Ma oggi avrà vita dura. Non ti mollo, non ti mollo. Ti marco stretto. E poi a Montichiello attacco. Ti marco stretto. E a Montichiello attacco. Dove vai? Sono tremende queste ragazze della BMW. Caruso è dietro. Sta arrivando Caruso. Vergognatevi. Vi fate tirare il collo da una ragazza. Oh, dove vai te? La ragazza della BMW, ecco qua. Montichiello fra 200 metri. Vediamo se batte di nuovo il mio Pierre. Devo marcare la ragazza. Abbiamo fatto solo 10 km. Madonna, mi sembra di averne fatti 50. Guardala lì, guardala lì. Allora, mette la testa fuori. Guardala lì, guardala lì. Vuole mettere la testa fuori. E non molla, eh. Sta mollando la BMW. 7 metri. No, non è battuto il mio record. 1,4. 1,7. Oh, eccola qua. 1,11. 1,12. 10 secondi di ritardo. Allora, siamo due ragazze. Chi tira? Andare a chiudere. Io no, tu che sei la ragazza più giovane, per me possono anche andare. 37esimo. Oh, mi fai tirare solo a me? Sei proprio una tedesca. Oh, smetto di pedalare, porco Giuda. Marca a me, oh, marca a me. Niente, no, guarda, guarda che roba. Adesso ti faccio lo scatto. Vediamo se reagisci. Ohia, mi sono impiccato. Tra ragazzi c'è rivalità, ragazzi. Tra le ragazze c'è rivalità. Non va bene, non va bene. Sono rimasto da solo. Anzi, da sola. Quelli davanti non li prendo più. Tanto vale che mi faccio prendere da quelli dietro. Boh, una situazione che non mi devo trovare. Da solo arriva la tedesca. Se non tira neanche stavolta, gli scatto di nuovo. Sì, questo si è messo a ruoto pure lui. Apposta. Quella dietro si mette a ruota e io lascio andare quello davanti. Guarda che roba, ma guarda che roba! Ormai è diventata una sfida. Non leale, non è una sfida reale, però ho capito perché deve mettersi alla mia ruota. Ah, l'ha capito. L'ha capito che deve tirare anche lei. Queste delle BMW sono furbe. Qui ci vuole un alleato. Se arriva salvo, abbiamo un buon alleato. Quello se n'è andato. Per colpa di sta scema che non tira. Ma si mette a fianco e non tira un metro. Fanculo. Adesso tira, adesso scatta, sì. Perché io stupienza ti lascio andare. Secondo te ti lascio andare stupienza. Una sfida personale, ragazzi. Mi sono intestardito. Adesso mi metto a ruota questo, a freddo. Però aspettami, freddo. Adesso vuole attaccare, guarda che stronza, guarda che stronza, guarda, guarda, tutta rossa i watt. Ti lascio andare. Devo morire per lasciarmi andare.
Anzi, prima della discesa ti attacco. Adesso sto bravo qui a sfruttare la scia, anche se sono solo 12 watt. E poi prima della discesa un attacco feroce. E dietro ci sono parecchie della sua squadra che stanno arrivando. Oh, tira sta stronza. Guarda come tira. 4 kW fissi. Guarda come tira. Prima non ne aveva un pianura per chiudere. Ne sta andando. Non te ne vai. Minchia, Cops è passato quinto all'intermedio. Gli stanno dando 15 secondi. Guarda sta stronza come va, 5 kW fissi. Guarda sta stronza come va adesso. Prima non ne aveva. Ma 1500 metri. Ancora lunga. Sfruttiamo la scia. Adesso ha mollato. Ah, di nuovo, guarda, 5 fisso, 5 fisso, 5 fisso. Mi sta mettendo sotto pressione, mi sta cucinando. Aumenta di nuovo, guarda, va a sprazzi, 6 kW. Adesso mi fa incazzare, eh. Guarda, 6 kW rossi. 6 kW rossi. Ma le ragazze italiane sono dure da mollare. Non ti mollo la ruota. Adesso questo qua che vuole. Questo che vuole. Ma non ti rompere palle questo. Vuoi dire che mi spezza il ritmo? Adesso sta respirando. Devo giocare in anticipo. Sullo scollinamento devo attaccare. Basta anche 30 metri prima dello scollinamento. Da prendere la discesa con 50 metri di vantaggio. E abbiamo ancora un giro intero di pienza. Guarda che attacca di nuovo, sta stronza. Fa delle vampate rosse al 5-6 kW e poi si ferma. Qui è Pantani. Ci siamo quasi, eh. Adesso devo rispondere col mio attacco. Devo rispondere col mio attacco quando manca 50 metri allo scollinamento. Ragazzi, guardiamo qua lo scollinamento qua sopra. Quando manca poco, attacchiamo. Ancora presto. Attacca lei, guarda che stronza. Ora. Se riesco a prendere questo davanti, mi tiene compagnia. Dai, vieni insieme a me. Ma che ero ritardato, Dio. Vieni. Ottimo. Lei è rimasto indietro. Ottimo. 30 metri. Devo tirare in discesa. Devo essere io che tiro in discesa. 80 metri. L'abbiamo sorpresa, l'abbiamo sorpresa. Adesso si trova da sola. Voglio vedere se rientra da sola. 90 metri. Devo arrivare almeno con 100 metri a Montelicchio, in modo da farlo regolare e mi avanza un vantaggio di 30-40 metri. Punticchiello. Devo farlo regolare di buona lena. La ragazza della BMW 130 metri dietro. Dai, fatemi il ritmo voi. Mettiti davanti e fammi la scia. Con le ragazze sono tutti gentiluomini. Bravo, così. Non strappare. Dai, però fammi la scia, che quella dietro sta recuperando metro su metro. Porco Giuda. Devo chiudere Montichiello in 1,10. Se chiudo in 1,10, lei non recupera.
così fatemi la scia, anche se sono solo 10 watt, 12, va bene, non troppo, non riesce a tirare una 10 Monticchiello, un po' di più. Però devo chiudere il buco adesso. 1,20. L'ho fatto proprio lento. Adesso l'importante è rientrare su questi due. Mi sono fatto sorprendere sullo scollinamento. Se fossero dei gentiluomini mi aspetterebbero. Ma siccome questi gentiluomini non sono, non mi aspettano. Forse sì. Forse sì. Vedo che davanti pedalano a 2 kW, mi stanno aspettando, vedete davanti stanno pedalando a 1 kW, mi stanno aspettando, sono dei gentiluomini, mi stanno aspettando, riesco a agganciarmi, sembra poco 2 metri ma sono duri da chiudere, buh, ho preso la scia. Adesso devo respirare. Quella dietro, 180 metri. Non si doveva mettere contro le ragazze italiane. Oh, ma fai tirare me, ma che cazzo di gentleman sei? Mettiti avanti, porco Giuda, così. Mi dovete portare su Sulpienza voi, con la vostra scia. Vedete quanto risparmio? 200 watt risparmiati in scia. 200 watt, ragazzi, sono tantissimi. Vuol dire che quella dietro che è da sola è rovinata. Difatti sta andando alla deriva. 350 metri. Dai, mettiti davanti. Fai il gentleman. Minchia, i primi sono arrivati. Porca puttana. Noi dobbiamo ancora attaccare Pienza, i primi sono arrivati. Salvo non si è visto. Ma lui è pazzo. Quel ragazzo è pazzo. Alle 16 ha fatto una cronoscalata, poi vuole venire a fare queste cose, ma come fai? Ma come fai? Sto faticando io da fresco. Se avessi fatto una cronoscalata, non partivo neanche. Dai, non fatemi tirare a me! Quella dietro è a 500 metri. Mi posso permettere di fare Pienza in regolarità. È importante non trovarsi da solo nei pezzi in pianura, perché è uno svantaggio enorme confronto al gruppo. Arrivo all'ultima salita. Comunque dietro sta recuperando, è a 300 metri. Io mi sono cucinato. Non ne ho più, ragazzi, non ne ho più. Non ne ho più. Non ti ho perso il gruppo, ragazzi. Ho perso quei due. C'è ancora un margine dalla tedesca di 290 metri. Teniamo alto l'onore delle ragazze italiane. Ragazzi, non vado avanti. Non riesco a fare più di 250 watt. Comunque la tenga distante la mia gara personale di oggi. Ragazzi, sono impiccato. Quanto cazzo manca? Mi sembra che allo start manca 1,2 km. Oh, si è ammorbidita un po' la salita, meno male. 38esimo, anzi 38esima, bravissima, 38esima. Quasi tutti uomini. Hai lasciato tanti uomini indietro, bravissima. Ma non è ancora finita, cazzo. Manca 1 km. Oh, si è ammorbidita. Questa qua mi rimette al mondo, sto pezzo. Sto pezzo mi rimette al mondo. Al 3%. Ragazzi, queste erano le RGT. Queste erano le race di RGT. Spettacolari. Peccato che ce ne sono poche. Poi la salita qua su RGT. Si sente dura come Bicool, come Ruby, non è come Zwift, che è un po' addolcita la salita su Zwift.
Qua si sente tutta. Ragazzi, sto facendo una cadenza di 70. Per me in salita 70 è tantissimo. Quella dietro ha recuperato qualcosa, 250 metri, però ormai non ce la fa più. Mancheranno 500 metri. Siamo già a 232. 200 metri quella là. Porco Giuda. Se c'era un chilometro in più mi prendeva. Ok, ci siamo. Gli ultimi 200 metri duri e poi è finita. Oh, 130 metri quella. No, quanto cazzo manca? 250 metri. È arrivata a 130 metri. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta a lasciare dietro la Tedescona. Trentottesimo, più o meno il livello di mercoledì scorso. Io ci ho lasciato un anno di vita. C'è Stefano, vediamo cosa ha fatto Stefano. È 19esimo Stefano, bravo. Ha vinto Cops? No, non ha vinto neanche Cops. Ha vinto Alvarado. Poi un tedesco della BMW. Quarto Cops. Io 38esimo. 45 minuti e 54. Pezzato 41 e 20. Mi ha dato 3-4 minuti. Ma stiamo migliorando. Ragazzi, questa qui era RGT. Ho cercato di fare sto tutorial, ma devo vedere come è venuto, perché ho dimenticato di rimpicciolire la videocamera e non si vede praticamente niente. Però non è che mi va molto di farne un altro. Vediamo Caruso dov'è. Caruso sta arrivando. Caruso sta arrivando a 100 metri. Ma come fai, Salvatore? Come fai? Come fai? Hai fatto una ciclo-scalata alle 16 e poi vieni a fare Pienza. Ma come si fa? Ha fatto fin troppo. Eccolo qua. Ha fatto fin troppo. Ciao ragazzi, questo qui era il video tutorial venuto male di RGT. Vediamo, io lo pubblico. Se poi è proprio brutto che non si riesce a capire niente, lo rifaccio. Però non è che mi va molto. Magari la settimana prossima. Intanto inizio a pubblicare questo. Poi vediamo. Ciao ciao.